Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Faccio un paio di premesse prima di iniziare col video. Allora, sì, sono in una postazione diversa, ma io mi sveglio sempre troppo tardi per fare video. E quindi, in pratica, in camera mia non c'è più luce. Quindi o facevo il video qui o non lo facevo. E avevo un sacco voglia di registrare, quindi eccomi qui. Seconda premessa, mi vedete con la felpa dell'Adidas. Non perché sia uno sponsor, ma perché per chi mi segue da tanto tempo sa che questa è la mia felpa per o non ho niente da mettermi o ho un freddo assurdo. E perché la luce se ne sta andando anche qui? Mi prendete in giro? Ho anche la coperta qui perché siamo passati da agosto a dicembre, gennaio. Altra premessa, sono di nuovo struccata, mi diverte fare video struccata, più che altro perché mi ero appena struccata quando mi è venuto in mente, oh mio Dio, già avevo un video da fare, ho un'ideona assurda, dai facciamolo, no? Così. Quindi sono rimasta struccata perché assolutamente non ho intenzione di ritruccarmi per voi, vi amo ma non fino a quel punto. Oggi sono qui per portarvi una tipologia di video che vi è piaciuta molto 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 l'ultima volta che l'ho portata, ovvero ragazze versus. E scusatemi maschi se vi escludo, però il mio canale è principalmente femminile. E soprattutto il versus di oggi, cioè ragazze versus scuola. Io vado in un linguistico e in classe ho due maschi. Sono segnata un paio di problemi che affliggono tutte noi ragazze a scuola. Quindi ora ve li declamerò. Declamerò si dice? Non ne sono sicura. Vabbè, iniziamo col primo, che accomuna sicuramente tutte, ma anche i maschi. Questo può riguardare anche i maschi. Le figure di merda. Non potete dire che non vi è mai capitato di farle a scuola. La scuola attrae questo certo tipo di energia negativa che vi rovina quella poca dignità e reputazione che vi siete creati con tanta fatica dalla nascita fino a il giorno X in cui ve le rovinate per sempre. Noi riusciamo a fare delle figure in situazioni improbabili, cioè salendo le scale, scendendo le scale, andando a mangiare, andando a bere. Queste cose non succedono a casa nostra, cioè io se a casa mia salgo e scendo le scale non cado, se a scuola salgo e scendo le scale inciampo e cado davanti a tutti. Se io a casa mia mangio non mi sporco, se mangio a scuola principalmente magari la merenda, la pizza, tu sei felice lì con la tua pizza, mi sporco la maglietta bianca. Parliamo anche magari di quella volta in cui tu sei in classe, apri la tua bottiglietta, no? Apri la bottiglietta, acqua frizzante, bello, fantastico, è veramente l'acqua frizzante del patrimonio dell'umanità, l'apri e allaghi la classe, mai successo a casa. Passiamo al secondo punto, comunque il trucco, allora. So che molte ragazze vanno struccate a scuola e principalmente è una cosa che vorrei fare anch'io perché mi, come dire, scoccia un pochino truccarmi la mattina, cioè svegliarmi anche 5-10 minuti prima per truccare. Il trucco la mattina è quasi un flick, cioè è difficile, ma quelle mattine che è veramente un flick, cioè voi siete veramente sveglie, cariche, pronte per mettervi o l'eyeliner o il mascara o qualsiasi altra cosa, uscite di casa, fantastico, trucco perfetto, tempo di arrivare a scuola, pullman, cose, pioggia, neve, grandine, e il mascara vi è arrivato qua. Oppure decidete di mettervi il vostro rossetto nuovo MAC, lo mettete, andate a scuola e ce l'avete sul naso. Ora passiamo al terzo punto magico, che è quello dei vestiti. Partendo dal presupposto che ci sono mattine in cui mi sento Chiara Ferragni, io personalmente, quindi vado a scegliermi gli abbinamenti fighi, cose fighe, vestiti migliori dell'armadio, tutti addosso a me, e ci sono mattine in cui mi sento un barbone e vado in giro felpone, pantaloni della tuta. Puntualmente, la volta che andate a scuola tipo Chiara Ferragni fatti da parte, i vostri vestiti o si sporcano, tipo, cioè, guarda che è una macchia di fondotinta barra correttore barra rossetto barra mascara qui, oppure mangiando, come già detto in uno dei punti precedenti, vi macchiate la vostra meravigliosa maglietta Gucci bianca, bella, fantastica, la macchiate, una chiazza così di pomodoro qua. Allora, cosa fate? Andate disperatamente in bagno, io almeno vado disperatamente in bagno, corro, versate l'acqua sulla maglietta, la macchia non se ne va, cioè voi dovreste averlo imparato dopo anni e anni, no, la macchia non se ne va, voi non avete imparato niente e rimane una chiazza ancora più grande, la macchia proprio si espande e voi appunto siete costretti o andarvene a casa, a far finta di sentirvi male quando in realtà vi sentite veramente male per la vostra maglietta, per la vostra dignità che se n'è andata, oppure a tenervi la felpa con 48 gradi Fahrenheit fuori. Ora passiamo al punto del materiale scolastico. È
inutile che lo neghiamo, ragazzi, tanto si vede che tutte noi un pochino, cioè non un pochino, siamo ossessionate dal comprare le robe della scuola, cioè lo sappiamo tutte, cioè è inutile che fate finta che a voi non interessi niente della scuola, perché poi sì, può non interessarvi niente della scuola, ma volete mettere andare a comprare gli evidenziatori, le penne colorate, l'astuccio nuovo, quella sensazione di ordine pulito quando prendete gli appunti il primo giorno di scuola. Sono bellissimi. Non ricapiterà mai più, cioè voi lo sapete nella vostra testa, però le avete prese comunque le penne colorate. Ora passiamo al punto, non mi ricordo che numero, però se lo sapete ditemelo. E il punto capelli. La sera avete i capelli perfetti, fantastici. Chiara Ferragni fa la pubblicità di Pantene, sempre levati. E la mattina vi svegliate e non si sa dove siete stati di notte, perché qualcosa deve essere successo, però i vostri capelli sembrano tipo quelli di Tarzan, un po' rasta, un po' così, un po' selvaggi. Avete presente le viti delle sedie? Io lo so che le avete presente. Quando voi siete belle, sedute, vi alzate, convintissime, vi strappate le ciocche di capelli. Allora io firmerei una petizione. Vogliamo cambiare queste sedie prima che io diventi pelata? E ora passiamo all'ultimo punto, che ovviamente deve esserci sempre, perché se non c'è lui non siamo ragazze. Ecco, il ciclo. Allora, il ciclo, bene, allora, non verrà mai, mai, io dico mai, in giorni in cui non avete niente da fare, non avete verifiche, potete andare in bagno ogni 20 minuti, non verrà mai quei giorni. Il ciclo verrà sempre, ve lo dico per esperienza. Quando avrete una verifica, quindi non potrete uscire per un'ora. Quando avrete un tema, quindi non potrete uscire per 2 ore. Quando avrete educazione fisica, oppure, ancora peggio, quando dimenticate i soldi della merenda a casa. Quindi voi già siete affamati di vostro per tutta la vostra esistenza, da sempre. In più il ciclo ci si mette, vi scava una fossa nello stomaco e è senza ritorno. Bene, io direi di concludere qui questo video, perché per questo video penso di aver condiviso con voi abbastanza scleri e abbastanza disagi della mia vita, come della vita di ogni ragazza, o quasi. Se il video vi è piaciuto, se volete altri video di questo genere, vi invito a lasciare un pollice in su e a commentare qua sotto con una parola a caso, oppure cosa ne pensate del video, i vostri disagi, oppure ancora meglio, cioè io vi amerò se farete questo, consigliatemi qualche altro ragazze versus da fare prossimamente. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, e soprattutto se siete ragazze. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.